assicurarti. Cocorocco. Quanto sono bravo, io non vedevo l'ora di fare lo spettacolo con loro, di fare sta gran cara cosa con loro. Sono proprio contento, tipo... E poi loro sanno cantare la canzone romana. Au! Volevo fare una bella lezioncina romana a questi? Di canzone romana? Di canzone romana, sì. Perché voi non sapete, ma la canzone romana viene dal dialetto romano. Dialetto? Non è dialetto, è dialetto? A letto? È dialetto! Dialetto romano e non romanesco! Quelli sono i carciofi, giusto? Giusto. Ma hai insegnato così. Perciò, per fare la canzone romana, c'è una tecnica specifica. Sì. Tutto parte da che cosa? Dalla postura, postate. Dalla questura? Dalla postura! Postate, postate! Posta. Sì, sì, postate. Vado. Vai. Posto. Mi sono postato. Che carino, che carino. Arriva il calcio! Ti devo dar mondo stasera. Dicevo che non dorme la notte. Io dico. Sei postato. Sei postato. Dicevo la postura. La postura romana, su, facciamo vedere qual è la postura. Prima postura. Di iniziare una canzone c'è il portamento e c'è la postura. E c'è la postura romana. La postura, fagli vedere. Fagli vedere la postura. Lo so, vai. Oh, appena. Che? Questa è la postura romana, scelgono tutti da questa. E da questa postura che cosa possiamo fare noi? Possiamo con questa postura solo una cosa emettere delle note basse. Bravo. Basse, delle note basse. Emetti, va. No, non è niente, un po' di carcinaccio. No, dico vero. Ho detto va belle note e basta, mi stai a fare il Fabrizio. No, stai attento. Fermalo. Più sì, fai, fermato, no, Fabio, stai, fagli sentire le note basse. Fai sentire le note basse. Le note basse. Dai. Senti come si fa. Sono scordato il camerino. Dai. Bene, eh. Oh, è bassa però. Sì, fai. E mi metto più giù, se no non ce la faccio. Vai, vai. Oh, non è niente un po' di carcine. Ma sono è bassa davvero. Eh sì, ma è così, ma però senti come esce. Non è niente un po' di carcine. È così che esce. Non è niente un po' di carcine. È così, così. Comunque, dopo le note... puro. Mi tiro un po' più là. Ok, dopo le note basse, giustamente, che cosa sono? Le note alte. Cioè, l'estensione, l'estensione. L'estensione, stenditi, ma bene. No, questo è forte. Sì, 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 sì. Come se stende luce, se stende nessuno. Eccolo là. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a faglie di desiderio. Vieni qua, dato io una mano. Vieni qua, vieni qua. A caccia all'opera, dai una mano. Che è questo? Lo stenditi. Io ecco che sta appiccicando. Che piacere, Fabio. La chitarra, ora ti chiedo, te canti e so. Fabio, per cortesia, fagli sentire l'estensione vocale. Io dicevo l'estensione vocale. Vocale, scala. Dai, tu sorella. Ma no, sì, ancora. Senti sta scala. Vabbè, ma faccio sentire. Vocale. Aspetta, ce l'ho. Romana, dialetto romano, canzone romana e scala, vai. Quando il sole tornerà. E poi ci ritorno a spettacolo. Questo sarebbe Albano. Preferite voi. Questa fa i sette colli. Albano è pure pugliese. E no, qui. Albano è vicino Roma. È vero, Albano. Ma che è questa? È vicino Roma. È vicino Roma. Esatto, non riuscimo più. Per cortesia, non riusciamo più davvero. Va bene, mi accenno. Vai, 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 fai sentista. Estensione vocale, vai. Quando al mattino Roma si è svegliata, fare il pavone quando fa la rosa. Ecco, dovevi questo è il sapore della canzone. Mi faccio anche un attimo. Questo è il sapore della canzone romana. Perciò noi lo sappiamo che la canzone connota una situazione. Questa la so. Che cosa? La canzone connota. Fallo provare. Tu sei sicuro e tu sai quando la canzone connota? Se ti dice di sì. Allora, connota la canzone romana. Esatto. E allora?
Che posso scegliere il brano? Fagli assolutamente sì, basta, ti prego, eh. Ti prego. Vai. Dov'è? Beh, si prepara, deve connotare, quindi. Vai. Vai. Faccio sentire. Sì. Il barcarolo va contro corrente e quando canta l'eco sa risente, si è vero fiume che tu dai la parte. Che stai a fare? Che stai a fare? Che stai a fare? Che stai a fare? Mi porti c'è connotare. Stai e ti piace bene, sta a connotare. Fai ti prego. Io dicevo connotare, vuol dire che nella canzone c'è un certo lavoro nella melodia, c'è un certo giro, un fiolare nella melodia che funziona, che va, capito? Cioè, in italiano preciso sarebbe che quando tu fai queste melodie senti come un ghirigoro. Un ghirigoro, ecco. Fiolare unito al ghirigoro. Esatto, perciò ti canta del ghirigoro. Fiolare e ghirigoro, due canzoni famosissime. Fagli vedere il ghirigoro di nuovo fuori, vai. Ce l'hanno, è permesso. Scusate. Che cosa? Che permesso? Il ghirigoro. Ecco, capirà. È permesso a teatro. Questo è facile a rotetta, questo. Ma è permesso, c'è, cioè, così stiamo a far aspettare. Fai greco. Però il tiro fuori sto ghirigoro e fa la finita. Beato greco, se non lo sei permesso. Oh, che stai a fare? Vai, ma il ghirigoro. No, lascio. Fabio, per piacere, fagli sentire il ghirigoro. Fagli sentire il fagli sentire. No, no. Dai! Che dopo, ti ricordo? Sì. Ma perché scusa, ma non te la fallo perché. No, te lo tocca a te, perché tu sei bravo e questo deve imparare! Ma ti no, no, no. Gira, gira e fa la roda. Finale. Non te devi mai fermare. Va bene così, maestro? Sì. Gira e gira e fa la roda. Sto a preparare il ghirigoro, eh? Dai. Chiedevi mai più fiato? Dai. Stanca eccolo, questo è, questa è la canzone. Comunque, dato che adesso abbiamo capito la canzone romana, facciamo veramente una canzone seria romana a queste signore. Ne faccio una. No, una bella canzone. Introduzione a Sornello. Vai, tutto. Vai. Facciamo veramente la bella canzone romana. Questa sarebbe. Ah, si sa che vi dico? Siccome qui malinconia te suona, era quella, penso a te. Che non vuol bene. Rallentata. Basta, fammi una cosa seria, anzi io direi che a sto punto veramente seriamente. Beh, prima che te ne vai, scegli una signora a cui dedicare una serenata. Aspetta un attimo. Fa vedere. Fa finta che scegli, che ha già trovato. Fa finta che prima spettacolo. Devo trovare qualcosa. Io non ci vedo con uno scuro. Me ne fa sempre così. Permesso. Lei signora, come si chiama? Tiziana. Oh. Ah, meno male, un nome normale. Ragazzi, ma aspettavate storie romane. Susi, sì, no, sì, Susi, Susa, si usa. No, invece è un nome romano. Tiziana. Serenata Tiziana, grazie. Grazie, canzone nuova. Battete i mani. Un applauso. Forse ci sta niente. Silenzio, perché bisogna avere il, come si dice, il pathos. E patatos, è quello, va bene. Signore e signori, canzone romana con nome Tiziana, prego.